Ciao, vi racconto un po' di backstage della mia veganaggine. Io sono diventata vegana nel 2014. Quando sono diventata vegana, io letteralmente non mangiavo niente di origine vegetale, cioè la mia alimentazione era assurda ed era tutta a base di alimenti di origine animale. Io mangiavo prevalentemente comunque latticini, formaggio e latticini, e poi mangiavo pollo, anche se il pollo l'avevo cominciato già a ridurre un bel po', e basta. E vabbè, poi chiaramente cereali, non mangiavo frutta, verdure proprio veramente una volta al mese forse, non lo so. Come che io sia ancora viva è un mistero per me. Comunque, al di là di questo, quando ho deciso di diventare vegana, ovviamente per gli animali, il primo mese credo di aver mangiato sempre solo riso integrale e verdure grigliate, perché non sapevo completamente che cosa cucinare. Allora non c'era tutta la scelta che c'è oggi, né di prodotti confezionati e neanche di informazioni su internet. Oggi ogni 2x3 ci sono blogger che cucinano vegano, cose buonissime. Io nel mio piccolo metto un sacco di ricette, soprattutto quando ho aperto questo profilo mettevo ricette ogni 2x3. Sono tutte cose facilissime, tra l'altro, perché io, appunto, oltre al fatto che non mangiavo niente di origine vegetale, non sapevo neanche cucinare. Quindi, quando sono diventata vegana, io ho dovuto imparare a cucinare e a mangiare vegetale. La cosa all'inizio mi ha un po' spaventato, sì, però poi mi sono resa conto che, a parte che mangiavo molto meglio, stavo molto meglio dopo mangiato, tra l'altro, io ho risolto anche un problema enorme di mal di testa, perché io convivevo col mal di testa almeno 3-4 volte a settimana e mi è completamente scomparso quando ho iniziato a mangiare vegetale. E pensa che cosa significa per una che viveva con l'occhio nel portafoglio, e quando le venivano le crisi ovunque fosse, si doveva mettere coricata. Io mi ricordo, io facevo consulenza aziendale, e quando mi venivano le crisi dai clienti io mi dovevo mettere coricata in una stanza al buio, e infatti mi conoscevano per questa mia caratteristica, per il mal di testa. Questo mal di testa, che mi ha afflitto per 20 anni in maniera allucinante, è scomparso con l'alimentazione vegetale. Questa è una parentesi. Comunque, quello che voglio dire è che le cose magari all'inizio sembrano difficili, però oggi mangiare vegetale non è più complicato come era una volta. Per quanto riguarda invece i sapori a cui uno non riesce a rinunciare, comprendo, perché io ero dipendente dal latte, letteralmente dipendente dal latte vaccino. Bevevo una quantità di latte stratosferica, a volte anche 1 litro al giorno. Era un sapore che pensavo non avrei mai, mai, mai potuto abbandonare, forse l'unico. Poi vabbè, mi piacciono molto anche i formaggi, però il latte per me era proprio la cosa che pensavo non ci potrò rinunciare mai. In realtà, ovviamente, quando ho iniziato a informarmi su come venivano trattati gli animali negli allevamenti, insomma, appena ho visto determinate cose, io ho detto va bene, non è, il mio gusto non è più importante della vita di questi esseri, che sono uguali al mio cane, per dire, è uguale anche a me. E quindi per me poi è stato molto facile rinunciare, tra virgolette. Per me non è più una rinuncia, perché semplicemente per me gli elementi, cioè tutto ciò che è di origine animale, io non lo vedo più come cibo, per me non lo è. E quindi quando, appunto, mi si dice, ah, ma io non riesco a rinunciare al sapore, che so, del gorgonzola, della fontina, giusto per citare le cose che mi piacevano molto, o il primo sale mi piaceva molto, il pecorino mi piaceva molto, il parmigiano mi piaceva molto, insomma, i formaggi, appunto, mi piacevano molto. Io, insomma, rispondo sempre che in realtà quando la motivazione è forte non c'è sapore che tenga.